test di medicina 2020 arriviamo. Il 3 settembre tutti i candidati iscritti si confronteranno con la prova d'ingresso. 60 domande in 100 minuti non sono un compito facile. La domanda sorge spontanea: come si fa a passare il test? Non c'è miglior consiglio di quello dettato dall'esperienza. Ecco cosa suggerisce chi ci è già passato. Ciao a tutti ragazzi, sono il dottor Carlo Esposito e sono un neolaureato in medicina e chirurgia che sto preparando il concorso di specializzazione. Quello che vi consiglio per affrontare il test di ingresso a medicina è sicuramente uno studio con costanza, quotidiano, fare dei test giornalmente e aiutarsi con delle mnemotecniche. Ciao, sono Marco e ho fatto il test di medicina nel 2010. Il primo anno non sono riuscito a passarlo, quindi il primo consiglio che mi sento di dare è di non rinunciare, non darsi per vinti. Conosco medici anche bravissimi che hanno fatto il test anche 5 volte, e non sto esagerando, e di sviluppare una buona abitudine nello studio, quindi non studiare un giorno 12 ore e un giorno 2, perché quello che premia negli impegni a lungo termine sono appunto la costanza, quindi tutti i giorni un giusto numero di ore. Si fa la simulazione. Nel momento in cui si dà una risposta sbagliata, bisogna andare, consiglio di ripetere l'intero capitolo dell'argomento inerente a quella domanda, fare una micro verifica su quel capitolo e dopo continuare con la seguente risposta sbagliata. In tal caso, in tal modo, sono sicuro che sarà possibile avere dei risultati soddisfacenti. La cosa importante è il coraggio di andare avanti, il coraggio di continuare. Bocca al lupo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, mi chiamo Stella Falqui, sono medico chirurgo in abilitato e iscritto all'Ordine dei Medici di Cagliari. Per superare il test di medicina non esistono dei segreti, ma il mio consiglio è quello di studiare e prepararvi bene ogni argomento, ma soprattutto quello di fare tantissimo allenamento tramite le simulazioni. Infatti questo vi permetterà di conoscere bene la struttura delle domande del quiz e di rispondere anche a quelle in cui non si è certi della risposta utilizzando la logica. Inoltre il mio consiglio è sicuramente quello di avere un piano B, infatti non superare il test al primo tentativo non significa che nella vita non sarete degli ottimi medici, anzi non scoraggiatevi e tornerete pronti e motivati all'anno successivo. In bocca al lupo! Ciao a tutti, siamo Antonio e Serena. Ciao. E siamo laureati in medicina, abbiamo sostenuto il concorso nel 2010, non l'abbiamo superato, l'abbiamo rifatto nel 2011 facendo un anno di farmacia. Consigliamo innanzitutto di studiare tantissimo, soprattutto fate tantissimi quiz, perché i quiz sono fondamentali per capire la logica che c'è dietro a ogni domanda, e cercate di non arrivare ai giorni precedenti al test troppo esausti, perché questo poi potrebbe tramutarsi in stanchezza e il giorno del test potreste, insomma, a causa dell'ansia, a causa del troppo stress psicologico, non essere, diciamo, non avere un'ottima performance. Ciao ragazzi, sono Claudio Brancelli, sono uno studente del sesto anno di medicina e chirurgia. Cercate di studiare con qualità più che con quantità, cercate di darvi delle pause, perché fidatevi, le pause sono importanti per assimilare meglio quelli che sono i concetti. E infine cercate invece di porre maggior accento su quelli che sono test e quiz rispetto alla teoria. Infine non mi resta altro che augurarvi in bocca al lupo, speriamo di vederci presto in reparto.